like the pine trees lining the winding road. I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Lorenzo Pirola è uno dei protagonisti della rinascita della Salernitana targata Paolo Sosa, il difensore 21enne si racconta in esclusiva ai microfoni di 8 Channel svelando tante curiosità del gruppo Granata ed anche della sua vita. Lorenzo Pirola, è arrivata la riscossa della Salernitana, una bella vittoria contro il Monza in quella che tra l'altro era una partita speciale per te che hai giocato qualche anno proprio a Monza. Cosa è cambiato in questo gruppo e che vittoria è stata? No, è stata una vittoria sicuramente fondamentale, sapevamo dell'importanza della partita, quindi siamo contenti del risultato e soprattutto della prestazione. Per me è stata una partita speciale perché ho passato gli ultimi 2 anni bellissimi, tra l'altro, con la promozione in Serie A, però ovviamente erano avversari, quindi sono contento del risultato. È stata una Salernitana che ha fatto vedere cose davvero interessanti, ha ritrovato una solidità difensiva. Per voi difensori era importante ritrovare anche una compattezza dopo un periodo un po' difficile. Cosa è cambiato nel vostro gruppo? Ma sicuramente per un difensore come me, quando non si prende gol, si è tutti più felici. Abbiamo trovato, secondo me, ritrovato una compattezza diversa, a partire da tutti che ci siamo sacrificati tutti a fare nella fase difensiva, perché non sono solo i difensori a dover difendere, e quindi secondo me a livello difensivo abbiamo fatto una buona prova di squadra, non solo noi difensori, e sono contento del risultato. Ecco, spesso si parla proprio della difesa, del portiere, dicevi giustamente il lavoro difensivo è un lavoro di squadra, anche con un po' il credo tattico del nuovo mister Paolo Sosa, che ha chiesto dal primo giorno un lavoro collettivo, soprattutto un sacrificio a tutti i componenti del gruppo. Sì, sicuramente per il modo di giocare del mister chiede tanto sacrificio soprattutto ai giocatori offensivi, e questo sicuramente a noi difensori giova parecchio, perché ci aiuta molto anche nel tenere corta la squadra, nel pressare più alto, e quindi se si lavora bene tutti insieme secondo me possiamo ottenere ottimi risultati. Guardando al calendario, adesso si apre una fase importante per la stagione della Salernitana, c'è probabilmente il primo crocevia, visti anche gli incroci del calendario, c'è la partita con la Sampdoria, è una partita da non steccare. No, assolutamente non da steccare, né come atteggiamento né come prestazione e soprattutto come risultato. Sappiamo che abbiamo una partita altrettanto fondamentale domenica, noi cerchiamo di andare a Genova per imporre il nostro gioco e per portare a casa i 3 punti ovviamente. Approfittiamo anche di questa intervista, di questa chiacchierata, per provare a far conoscere chi è Pirola anche fuori dal rettangolo verde. Innanzitutto, come sta andando questa esperienza a Salerno? È la prima esperienza al sud, in una città di mare, in una città passionale che vive di calcio. Come ti stai trovando? No, è la prima, come hai detto tu, la prima esperienza al sud, perché in 20 anni che sono nato sono sempre stato tra Milano e Monza, però mi sto trovando molto bene, mi piace la città, ho la fortuna di avere qua la mia compagna e la mia futura moglie che mi sta vicino, quindi è qua con me tutti i giorni, ci troviamo molto bene e ci piace stare qua, una bella città, si sente proprio anche quando si esce magari a fare un giro la passione che questa città ha per il calcio, per la Salernitana, e quindi è un bellissimo orgoglio. A proposito, mi hai fatto involontariamente un assist, è stato un 2022
importante. Hai ritrovato la Serie A dal punto di vista sportivo, ma nella vita hai fatto un gol importante, una promessa, una proposta importante. Sì, sì, ormai penso di aver trovato la persona giusta per me, sono... e quindi ho preso questa decisione, essendo anche giovane, ma non mi spaventa, perché secondo me l'amore non è età, e quindi quando pensi di trovare la persona giusta mi sentivo di fare questa promessa, questa proposta, come hai detto te, e quindi è andata bene così. Guardiamo anche al lato cosa rappresenta per Pirola la famiglia. Hai detto è la prima esperienza, anche credo lontano da casa. Cosa rappresenta tutto questo nel percorso di crescita di un uomo e di un professionista? Ma la mia famiglia mi è sempre stata molto vicino da quando ho iniziato a giocare a pallone nei Pulcini, così, e poi all'Inter, a Monza. Mi sono sempre stati molto vicino. Ho la fortuna di avere una sorella maggiore a cui interessa molto, infatti quando può viene sempre alle partite. Ho un gemello con cui ho giocato da quando ero piccolo, poi le strade si sono divise, adesso lui gioca in Serie D alla Gian Erminio, e gli faccio un grosso in bocca al lupo perché sono primo in classifica e spero in una loro promozione. Diciamo che il calcio a casa Pirola è una questione proprio di famiglia. Come è nato questa passione, come avete mosso i primi passi nel mondo del calcio? Ma soprattutto mio nonno era fatto il portiere, come mio fratello, nelle giovanili dell'Inter, poi anche mio padre era portiere, è arrivato a giocare nel Lecco, e sin da subito io e mio fratello abbiamo avuto questa passione, infatti anche a 4 anni in giardino andavamo tutto il pomeriggio a giocare insieme, e quindi è nata da quando eravamo piccoli questa passione e l'abbiamo coltivata. Quest'anno è stato anche l'anno delle scelte, il trasferimento in prestito alla Salernitana dopo un lungo percorso con l'Inter. Cosa ha rappresentato, cosa rappresenta l'Inter per Pirola? Diciamo che forse anche un po' il sogno di ogni bambino, quello di giocare con una grande squadra dopo aver mosso i primi passi, credo, nei campi comunque di città, di paese, poi arriva la chiamata della grande squadra. Ma l'Inter sicuramente per me rappresenta una famiglia e il sogno, perché ho passato i 5 anni della mia carriera, appunto dell'inizio della mia carriera, dall'under 14 fino alla prima squadra, e rappresenta il sogno. Il sogno è poterci tornare un giorno, magari giocando da protagonista. Con l'Inter, tra l'altro, c'era stato l'esordio in Serie A qualche anno fa, un sogno che poi è stato coltivato e ritrovato qui a Salerno. Sì, sicuramente mi aveva fatto esordire mister Conte a Ferrara con la Spal, mi aveva dato questo premio per il lavoro che stavo facendo, poi sapevo che sarebbe stato difficile rimanere là in pianta stabile all'Inter, quindi ho fatto 2 anni di esperienza a Monza in Serie B, mi sono conquistato la Serie A sul campo, e quindi quest'anno ho provato la prima vera esperienza in Serie A qua a Salerno. A proposito di Monza, mi viene in mente una domanda più che altro simpatica: sei passato da un presidente come Silvio Berlusconi a un presidente come Danilo Iervolino, due profili importanti, due personaggi importanti. Hai trovato qualche analogia o comunque qualche aneddoto che ti lega ai due presidenti? Ma un aneddoto, probabilmente ti dico la passione che entrambi ci mettono nel fare questo lavoro, perché anche il presidente Iervolino ci fa proprio sentire importanti, ci trasmette delle sensazioni molto positive, molto passionali, che secondo me per un presidente è fondamentale. Quindi sì, ti dico questa cosa qua, la passione che entrambi ci mettono e il piacere che hanno nel fare questo lavoro. Domenica però gli hai regalato una domenica amara all'ex presidente. C'è stato qualche aneddoto magari curioso con i tuoi ex compagni, con l'amministratore delegato Galliani, un saluto, qualcosa? No, il dottor Galliani purtroppo non l'ho incrociato domenica, però ovviamente con i miei compagni ho parecchi amici lì, soprattutto anche al di fuori del calcio, con alcuni di loro andiamo anche in vacanze insieme, ci troviamo, quindi assolutamente siamo avversari in campo, ma poi una volta finita la partita non c'è stato alcun tipo di problema.
A proposito di compagni e amici, un compagno di reparto è anche Lovato, con il quale condividi l'esperienza anche nella nazionale Under 21 italiana. Entrambi, credo, sperate, sognate di giocare l'Europeo Under 21 in primavera. Come sta andando, cosa rappresenta la nazionale? Tra l'altro, insieme avete fatto anche l'esperienza dello stage con il CT Roberto Mancini. No, ovviamente per me, io ho avuto la fortuna di poter fare tutte le nazionali dall'Under 15 appunto all'Under 21. È sempre un onore andare in nazionale a vestire la maglia azzurra. Adesso abbiamo a marzo una doppia amichevole che ci prepara all'Europeo di giugno. Saranno due test importanti perché saranno le ultime partite prima appunto che inizi l'Europeo vero e proprio. Ovviamente c'è il sogno e la speranza di poterci andare. E sì, con Matteo ho un bellissimo rapporto, abbiamo avuto anche la fortuna di andare allo stage con Mancini, anche lì è il sogno di tutti i giocatori italiani, poter vestire la maglia azzurra, quindi speriamo di potercela fare un giorno. Se non sbaglio, con Lovato adesso condividi anche il procuratore, c'è stato un cambio di scuderia, cosa può rappresentare per il tuo futuro anche questa scelta professionale? No, semplicemente io ho preso questa scelta professionale basandomi sulle mie sensazioni che avevo per il futuro. Spero di aver fatto bene, ma credo proprio di sì. Sono contento di questa decisione e secondo me possiamo costruire delle belle cose insieme. In chiusura, una considerazione: quando sei arrivato a Salerno, il ritiro estivo, hai diciamo condiviso il campo con un campione del calibro di Frank Ribéry, che poi per motivi forzati ha dovuto lasciare il calcio. Ora in gruppo c'è un altro atleta, diciamo, che fa parte comunque della storia del calcio mondiale, come Memo Ochoa. Cosa rappresenta per un giovane che sogna chiaramente di ripercorrere le orme di questi campioni? Ma io posso solo che imparare e ascoltare i loro consigli, perché ne danno molti. Per fortuna sono due ragazzi veramente speciali. Con Frank ho fatto appunto purtroppo solo il ritiro, poi sappiamo tutti com'è andata purtroppo. E invece da quando è arrivato Memo, comunque è un ragazzo molto disponibile, nonostante appunto la sua carriera, ho visto che ha fatto 700 partite con i club domenica. È un ragazzo molto disponibile anche con noi giovani, ci dà consigli, parliamo. E secondo me per un ragazzo di 21 anni come me è molto importante avere dei punti di riferimento così. Non so se sai che nella partita con il Monza sei stato anche il calciatore che ha toccato più volte palla, effettuato più passaggi, sei diventato anche centrale un po' nel gioco della Salernitana, tornando poi a quello che era il cambiamento che c'è stato in queste settimane. Ma io so quello che richiede il mister, soprattutto noi difensori, cerco di farlo il meglio possibile, cerco di adattarmi. E no, non lo sapevo questa cosa qua, però grazie. E no, niente, provo a mettermi assolutamente a disposizione delle idee del mister, di come vuole giocare e mi adatto, cerco di adattarmi il più velocemente possibile. Chiusura, un saluto ai tifosi della Salernitana e un messaggio anche in vista di questo rush finale. No, volevo salutare tutti i tifosi della Salernitana, ringraziarli per la vicinanza e per l'affetto che ci fate sempre sentire. Sappiamo che abbiamo avuto un periodo un po' negativo, però domenica allo stadio ho risentito la compattezza della squadra, del tifo, della città, e per noi giocatori è molto importante. Quindi volevo ringraziarvi per questo, dirvi che ce la metteremo tutta per conquistare il prima possibile l'obiettivo della salvezza, per poi toglierci altre soddisfazioni. Bene, noi ringraziamo Lorenzo Pirola, ringraziamo chiaramente la OS Salernitana 1919, l'area comunicazione, per averci concesso questa possibilità, e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di 8 Channel.